la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Benvenuti nella terra della Teranga. Benvenuti in Senegal. Ci spostiamo dalla costa diretti al centro del Senegal. A 190 km da Dakar si trova la città santa di Touba. Qui vige ancora la legge del califfo ed è infatti vietato fumare, bere. Le donne devono essere coperte con il velo. Dinanzi a noi, maestosa, si erge la grande moschea, la più grande dell'Africa nera. La costruzione di questo importante monumento è durata 32 anni, anche se non è conclusa del tutto, in quanto ci sono sempre lavori per abbellirla. Dopo la visita alla moschea raggiungiamo Fungiune, dove attraversiamo il fiume Saloum. In effetti si tratta di un braccio di mare. Lo attraversiamo su una chiatta che non porta più di 7-8 auto e un camion. Il tratto è breve, circa mezz'ora di navigazione, ma ci fa risparmiare ben 180 km. La nostra ultima tappa di oggi è Touba Kouta. Siamo diretti nel Parco Nazionale del Delta del fiume Saloum. Ci troviamo al confine con il Gambia e qui la vegetazione è molto diversa. Ci siamo lasciati alle spalle le zone aride per addentrarci in quelle più verdi e rigogliose del sud. Giungiamo in tempo nel resort per assistere ad un tramonto mozzafiato tra baobab e mangrovie. Il tramonto perfetto, quello che ti fa esclamare «Africa». Lo stesso tramonto che ha incantato poeti e scrittori di tutto il mondo. L'indomani mattina il resort si presenta in tutto il suo splendore, completamente immerso nella vegetazione con baobab giganteschi che circondano la piscina dove alcuni ne approfittano per prendere un po' di tintarella. Ma noi non siamo venuti fin qui per il sole e quindi ci lanciamo alla scoperta del villaggio dei pescatori dove decine di bambini al nostro arrivo seguono correndo il pick-up e il camion. Bambini che ci hanno accompagnato per tutta la visita al villaggio e che si sono cimentati anche nella lotta, che è lo sport nazionale qui in Senegal. Nel pomeriggio siamo in visita con le piroghe alla riserva classificata Patrimonio Mondiale della Biosfera del Delta del Saloum. Ci facciamo strada tra le mangrovie. Il lento scorrere del fiume ci invita alla contemplazione e alla pace.
scendiamo sull'isola delle Conchiglie e dall'alto osserviamo l'immensità della riserva, regno incontrastato di uccelli di ogni genere. Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. Yacht Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Prenota la tua vacanza in tranquillità con Yacht Sun, nelle migliori agenzie di viaggio. Hotel Eden Village. Prenota subito la tua vacanza in Calabria a Capo Vaticano. Hotel Eden Village. Ti aspettiamo sulla Costa degli Dei, direttamente su Mare Verde Smeraldo. Futura Vacanze. Futura Vacanze. Tu al centro della vacanza. Futuravacanze.it. Nelle migliori agenzie di viaggio. Fruit Village, esperienza italiana. Tu che fai quest'estate? Io vado in un Fruit Village. Q.9, da 20 anni gli specialisti degli abiti per animazione nei villaggi turistici, tour operator e per discipline sportive. Q.9, progettazione e produzione interna tutta made in Italy. Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Segui l'aquilone, segui l'aquilone. Atelier Vacanze. La vacanza su misura per te. ETS, Executive Travel Service. Da 40 anni al fianco di albergatori e tour operator. Siamo ETS. Diamo valore all'Italia più autentica. Hai una struttura ricettiva? Un hotel, un villaggio o un resort? Ti occupi di promozione turistica nel tuo territorio? Sai cosa è il video marketing turistico? Noi possiamo aiutarti. Realizziamo i tuoi video e le tue foto professionali per il turismo. Contattaci 347 57 88 949. info@latvdeiviaggi.it. Nasce un nuovo giorno e la nostra avventura continua. Con un volo interno raggiungiamo la regione più meridionale del Senegal. Siamo diretti alla Casa Mans. Dall'aereo lo spettacolo è fantastico. Solo natura incontrastata. Si riesce a distinguere la foresta dai vari fiumi che l'attraversano. La Casa Mans, con il suo spirito animista, riesce a rapire il cuore del viaggiatore. Percorrendo le sue strade, ci rendiamo conto che questa è la vera Africa, con le sue case a impluvio, costruzioni uniche e adatte per la raccolta d'acqua piovana. Alcune risalgono addirittura al 1700. E di solito qua si raccoglieva l'acqua che usiamo dentro la casa e da fuori non si poteva aprire le porte. Qui nei villaggi troneggia l'albero sacro Fromage, sotto il quale si radunano i saggi, che sono le persone più anziane del villaggio, ma è anche il luogo dove si invocano gli spiriti e lo stregone del villaggio fa le santerie. Con una Jeep 4x4 raggiungiamo il villaggio di Sangawat, trasformato in villaggio-museo, dove il santone ci ha spiegato come si svolge la vita e i riti della società di Ola. Subito dopo visitiamo l'Eco Park,
un parco dove sono presenti molte specie di piante dalle quali si ricavano anche le medicine naturali. Qui abbiamo l'albero di palma e lì si fa l'estrazione del vino di palma. Ma la fame si fa sentire e quindi raggiungiamo Chakwane, dove pranziamo con il tipico piatto senegalese, il tibudien, e le ostriche in riva al mare. Intanto nel villaggio si è sparsa la voce che ci sono gli stranieri e quindi in tanti si radunano per omaggiarci con una danza di benvenuto tipica. È sempre bello assistere a questi canti e balli che rispecchiano la cultura di un popolo. Ci spostiamo a Cap Skirring, il lembo più meridionale del Senegal. Una lunga striscia di terra stretta tra la foresta pluviale della Guinea, le acque dell'oceano e le caldissime savane dell'entroterra. Un cocktail di straordinaria bellezza. Le sue spiagge larghe non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche con le palme alte e la sabbia dorata. Qui tanti sono i resort di alta fascia che sono pronti ad accogliere i turisti. Arriviamo nell'hotel che ci ospiterà, dove un gruppo di donne della zona danza al ritmo frenetico dei tamburi e bonghi, che qui si chiama djembé. Dopo questo fantastico spettacolo e la relativa cena, subito a letto. Domani ci aspetta una giornata intensa. Questa volta si parte in piroga. Le piroghe sono le imbarcazioni nazionali, tutte belle e con colori sgargianti. Sarà una giornata dedicata alla visita delle varie isolette che circondano Cap Skirring. Prima tappa, l'isola di Egi, chiamata anche l'isola dei Santoni. Le donne sono già all'opera a sgusciare i molluschi da mettere ad essiccare. L'isoletta è veramente piccola. La lasciamo per raggiungere l'isola dei pescatori Elenchi. Arrivando si sente forte l'odore del pesce lasciato ad essiccare al sole. Ci spiegano che qui i pescatori riescono a stare in alto mare anche per 15 giorni e conservano il pesce in grossi contenitori pieni di ghiaccio. Rimaniamo esterrefatti alla vista del luogo dove fanno essiccare il pesce. Tantissime donne lo sistemano in maniera ordinata su bacchette in legno e lo girano per fare in modo che il sole cocente lo essicchi correttamente. Siamo di nuovo in piroga e percorriamo i canali ricchi di mangrovie per arrivare a Karaban, dove ci fermiamo per il pranzo. L'isola era anche prigione per gli schiavi che venivano catturati e mandati nelle Americhe. Oggi le sue spiagge candide sono un luogo perfetto per chi vuole rilassarsi. Il nostro viaggio in Senegal ormai volge al termine. Di questa terra porteremo nei nostri cuori i ricordi indelebili dei colori, dei sapori, della natura, dei maestosi paesaggi, gli sguardi e gli occhi profondi dei bambini e la calorosa accoglienza del popolo, che si può riassumere nel classico saluto tipico senegalese. Teranga! Arrivederci alla prossima avventura. Teranga Senegal! Teranga Senegal! Teranga! Teranga Senegal! Teranga! 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 Teranga Senegal! Teranga Senegal! Teranga! 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 Bienvenido Senegal! Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience e Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator.
happening. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine.